Italia approda a Termoli. Sì, è un'iniziativa itinerante che tocca tutte le regioni d'Italia, tutti i comuni d'Italia, perché non prendiamo autostrade, quindi percorriamo strade comunali, provinciali e ci fermiamo nei centri abitati dove improvvisiamo dei flash mob, informiamo i cittadini, diamo materiale informativo e tutto quanto. Promosso proprio dal Silvio Berlusconi. Sì, è un'iniziativa voluta dal presidente Silvio Berlusconi e coordinata da Simone Furlan, che è responsabile degli eventi di Forza Italia. Francesco Rinaldi ha curato la logistica di questa carovana di Forza Italia per il no al referendum. Sì, stiamo organizzando in tutta la regione questa iniziativa, sicuramente di comunicazione, insieme a tutto il resto dei partiti del centrodestra, ma anche altri movimenti o partiti che non sono di centrodestra, tutti decisi contro il no. Io in particolare mi sono solo occupato in questo caso della logistica su Termoli, dell'arrivo, il parcheggio, comunque sono 15 auto e sono numerose in una cittadina e sono in vista. Il messaggio comunicativo mi sembra anche abbastanza chiaro e adesso stanno distribuendo volantini per il corso sulle ragioni del referendum, ma non tanto il referendum, ci stiamo anche occupando della visibilità e promuovere ovviamente il partito, perché la storia del no del referendum è comunque comunicazione, si comunica un simbolo che è quello di Forza Italia, che comunque devo anche ammettere che in regione ultimamente è stato un po', ecco, tralasciato questo partito perché è commissariato e ovviamente dobbiamo ridargli il lustro che occorre e che merita.